Ciao ragazzi, oggi parleremo di litofania, come realizzare una litofania con la vostra stampante 3D. La prima cosa da fare è collegarci al sito internet. Andiamo in Upload. Prendiamo una foto che abbiamo già sul nostro PC, una foto qualunque. Vediamo un po'. Ok, io ho preso una foto mia e di mia moglie. Adesso andiamo in Model. Potete anche editarla volendo, migliorarla, ma lasciamo perdere tutto come impostato. Andiamo in Model. Una volta andati in Model ci apparirà così. Ok, le impostazioni copiate esattamente quelle che ho messo io, vanno benissimo. Potete variare, qua potete mettere tranquillamente 3 e rimanete 4, dipende dallo spessore che gli potete dare, ma io rimarrei così com'è. Una volta fatto così, andiamo in Download. Si apre quest'altra schermata. La prima cosa da fare è scaricare Litofan. Ok, poi Color Litofan. Ok, poi andiamo a vedere a che cosa servirà il Color Litofan. Chiudiamo il programma, andiamo nel Lightroom che abbiamo. Io ho quello della Creality Lightroom, lo apriamo, dice Lightroom, va un po' lento, va bene. Ok, adesso la prima cosa da fare è dargli l'impostazione alla macchina. Andiamo in riempimento, dobbiamo mettere il 100%. Questa è l'unica accortezza che dovete avere, poi il resto possiamo rimanere com'è, una qualità standard. Poi che facciamo? Andiamo dove abbiamo salvato la nostra immagine che abbiamo scaricato. Ok, eccola qua, la trasciniamo nel programma. Eccola qua, la trasciniamo nel programma. Come vedete, l'ha caricata. Siccome è piana, io la metto sul piano. Ok, benissimo. Una volta fatto questo, facciamo lo slicer. E lo andremo a stampare normalmente con la stampante. Ok, andiamo a stampare il pezzo. Nel frattempo, adesso andate in gli accessori di Windows, prendete il, vediamo un po' dov'è, il Paint. Ok, fate questa manovra qua: in File, Stampa, Imposta Pagina, è la prima cosa da fare. In Proporzioni, imposta al 100%, gli diamo l'ok. Poi andiamo a aprire il secondo file che abbiamo salvato prima, che è quella del colore. Apriamolo ed eccolo qua. E adesso non dobbiamo fare altro che stamparcelo. Poi vi faccio vedere il risultato finale. Ok ragazzi, ecco il pezzo che abbiamo realizzato. Così naturalmente si vede poco, quasi niente. Questa è la foto che abbiamo scaricato sempre prima. Ora vi faccio vedere l'effetto. Ok, guardate, adesso naturalmente non si vede niente. Se noi andiamo a metterci una luce dietro, ed ecco qua la nostra litografia in bianco e nero. Ora vi faccio vedere come facciamo a farla diventare a colori. Prendiamo la foto, ce la mettiamo dietro. Prendiamole entrambi e voilà! E adesso è a colore.
Beta? Ebbene amici, come avete visto, abbiamo finito il nostro lavoro. Semplice, semplice. Naturalmente si può fare molto di più, ma questa era una semplice guida per i principianti. Va bene, alla prossima e iscrivetevi.